Quest'oggi andremo in un laboratorio segreto dove vengono costruiti dei titani, dei mostri giganteschi e poi vengono scagliati in mezzo alla cittadinanza, alle varie città, paeselli, si comincia coi paeselli. Il gioco sembra abbastanza divertente e mi fa venire in mente un vecchio coin-op Rampage. Allora, guardate, questo è il nostro laboratorio segretissimo. Possiamo potenziare poi il laboratorio, i titani, i nostri mostri. Io ne ho già creati un po'. Prendiamo ad esempio questo. Sentite, fa i versi, ha un po' la faccia da tonto, però forse è cattivo, non lo so, proviamo. Vi farò vedere una piccola missione, intanto di pratica, veloce, giusto per capire come funziona la dinamica del gioco. E sono molto difficili da usare. Vi assicuro che non è facile muovere i titani. Perché si è impiantata la telecamera? Ma non ne va bene uno, porca vacca. No, forse adesso sta funzionando. Allora, guardate un po'. Per camminare si usano i tasti, i tasti L1 e R2, 1 e 2 del joypad. Allora, ci avviciniamo a questo palazzo, lo afferriamo, lo scuotiamo un po', lo cerchiamo di spingere e lui, boom, cade. Bravo, bravo Ciccio. I miei titani si chiamano tutti Ciccio. Afferra questo. Vai, scuoti un po'. Tira, spingi, scuoti. Questo palazzo ha una base più grossa, quindi non è così facile da devastare, da far crollare. Se insistiamo, lo scuotiamo un po' destra e sinistra, prima o poi cadrà. Se no possiamo fare anche questo, ovvero spostarci in un altro punto. No, no Ciccio, no, no. Cammina. Ok. Proviamo a afferrarlo da qua, tirarlo dalla parte opposta. Così, dai che crolla, mi è caduto addosso, ma fa niente perché tanto il nostro ciccione, questo lo spacchiamo così, no. Guardate che bel sorrisino, ma ciao! Profilo, giriamo la telecamera, guarda, sei proprio carinissimo. Questo era piccolino ed è caduto. Guardate che caro lui, caro, carissimo. Vai, vai. Spacchiamo un po' il muro. Oh, bel palazzino alto. Cercheremo di distruggere questo. Vai, scarafone. Attaccati e scuoti. Ok, bene così. Buttiamolo giù di lato così. Dai, dai che crolla. Ancora uno sforzo, scarafone. Andiamo così. Dai, dai, dai. C'è da prenderci un po' la mano. Non è proprio così facile, eh. Vai, 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 vai. Vai che cade senza che mi debba spostare un'altra volta. Dai, dai, oh, oh, oh. Bam! E anche questo è crollato. Adesso facciamo una bella cosa. Usciamo dalla pratica e andiamo a farci ammazzare, perché il gioco è abbastanza difficilotto e bisogna prenderci un po' la mano. Andiamo nella missione reale. Teniamo sempre questo titano che mi sono creato. L'obiettivo è fare danni per 1000.
dollari. Perché ho preso... Ho sbagliato. Perché ho sbagliato? Torniamo al laboratorio. Allora. Missioni. Ah no. Avendolo già usato il titano, si deve riposare. Quindi ne possiamo scegliere un altro. Scegliamo... Gloacerco. Scegliamo Gloacerco. Dovrebbe essere già potenziato al massimo. Esatto, non riesco a potenziarlo di più perché mi dice, guarda che la cella è piccola. Allora andiamo nella missione a prendere un po' di sberle. Ok, play now in singolo. Eccoci qua. Si può giocare anche via internet, penso in coin-op o comunque in co-op. Questo è ciccionissimo. È ciccionissimo. 10 dollari di danno. Arriva la polizia. Siamo a 200. La macchina presa. 500 dollari. Sì, però se cammino dalla parte sbagliata. Poliziotto mi sta sparando, bastardo. Vediamo se riesco a ucciderti. Uno l'ho ucciso. La macchina della polizia. 700 dollari. Prima che mi ammazzano perché sto prendendo le botte. Oh, ho potenziato il titano. Dai, 50 dollari mi mancano. Invece mi hanno seccato. Non sono riuscito a raggiungere l'obiettivo. Il titano è morto ed ero arrivato a 950 dollari su 1000. Try again. Riproviamo sempre con lo stesso titano. Dai, vai, ciccione. Corriamo velocemente verso la città a far danni, verso le case. Se ho letto velocemente, invece mi incarto. Non è facile comandarlo, specialmente all'inizio, eh. Cammino tutto storto, in effetti. Andiamo a spaccare la fattoria qua del tipo. Mi stanno già picchiando qua, sparando. Ho già fatto 1000 danni, ecco qua, 1000 dollari di danno. E te non provarci. Mi sono incartato. Allora, mi sono incastratissimissimo un piede. Sono caduto. Il mio Titanic. Ok, comunque la missione l'abbiamo completata, eh? Bene, dai. Almeno una missione siamo riusciti a farla. Ok, hai in mente di chiedermi qualcosa, eccetera, eccetera. Adesso non mettiamoci a leggere tutto, perché se no non finiamo più. Certo. Non leggiamoci tutto, se no... Dai, adesso saltiamo un po'. Continua. Questo scienziato ci sta dando delle spiegazioni. Ok. Allora, ha guadagnato 2 livelli e anche dei nuovi upgrade. Però adesso lui, logicamente, si deve riposare. Se io vado qua, mi dice che non lo posso usare, vedete? Per un po'. Proviamo a usare Plia Wagon. Eccolo qua. Vediamo se riusciamo a potenziarlo. No, non c'è spazio nella
cella di contenimento. Allora, possiamo andare a un'altra missioncina. Stai facendo dei buoni progressi, eccetera, eccetera. È un po' più grande da esplorare. Dobbiamo spaccare un po' di più, logicamente. Vediamo cosa riusciamo a fare in quest'area un po' più vasta. Io spero che non arrivi subito. Vai, Plinwagon, o come cavolo ti chiami. Che non arrivi subito la polizia. Io cammino sempre tutto storto, lo faccio camminare tutto storto, ubriaco. Il furgone, preso. Non esplode. Vediamo se riesco ad afferrar. Esplode addosso a me e quindi mi ha fatto danno. Pensate a questo tipo che arriva e vede un coso così grosso che cerca di corrergli dietro, ma che non ce la fa perché è stupido. Ecco la polizia che mi seccherà sicuramente come al solito. Io dico che se mi mangio un omino, non si può mangiare un omino per ricaricarmi l'energia. Quello sta facendo la cacca, è seduto sul cesso. E ho finito l'energia, sono morto. Vediamo un attimo. Allora, riprovo con lo stesso titano. C'era l'omino seduto sul cesso. Vabbè, mica colpa sua, stava facendo la pupù, che sono arrivato il mostro. Allora, vediamo un attimo nei controlli. Ok. Calci. Lancia. Auto walk. Com'è l'auto walk? Perché non riesco? Mi sa che non c'ho forse tutti i tasti settati nel modo giusto, eh. Vabbè, comunque per farvi vedere come il gioco è sufficiente. Poi fa più ridere così ubriaco. Vediamo se c'è ancora l'omino che fa la cacca. Ah, non c'è più, quindi vengono generati. E porca vacca, alzati. Ma perché non c'ho più il braccio? Eh? Perché siete stati voi? Eh? Mi hanno già ammazzato. Ragazzi, questo gioco è veramente difficile. Forse anche perché anch'io non è che ci ho preso troppo la mano, eh. Bisogna giocarci forse un attimo con più calma e capire bene i comandi. È veramente un bordello. Magari c'è modo di correre, non lo so. Dai. Il problema è quando arriva la polizia che mi fa fuori subito energia. Tolgono un sacco di energia gli spari. Io voglio cercare di mangiarmi gli omini per rifarmi l'energia, non riesco. Non riesco neanche a tirare gli oggetti addosso ai. Ecco auto. Ho fatto pochissimi danni. Se riesco, ma non riesco a ammazzare i poliziotti in tempo.
Ecco, si è staccato anche un braccio. E te vieni qua. Vieni qua che se ti prendo. Ragazzi, il gioco è abbastanza difficile, Devo dire che è difficile. Però, magari una volta imparati bene i comandi, può essere anche divertente, eh? Guardate la scena. Sorvogliamo. Forte. Eccola. Il titano fatto a pezzi. È bello ampio comunque. La mappa diventerà sempre più ampia, probabilmente. Anzi, sicuramente. Divertente, dai. Divertente, non è... così è, modalità cartone. Porca vacca, è difficilissimo, eh. No, così ho... Cosa ho fatto? I vari filtri. Forte. Certo che è proprio difficile. Proviamo a cambiare. Almeno che bisogna continuare finché man mano guadagnano livelli. Ah, qua sono i vari progressi. Carichiamo un altro titano. Quale scegliamo? Questo? Che grosso, anche lui non può crescere più di così. Ah, lab upgrade. Cos'è che possiamo potenziare? Gli slot. Prendiamo questo per adesso. Allora, dai, riproviamo a fare la missione. Play now. Andiamo, insomma, a farci ammazzare ancora da quei balordi di poliziotti. Proviamo questo nuovo titano. Oh, è già aumentato di livello. E dico, c'è già qua un poliziotto che mi spara. Che fa la pupù. Dire se c'era modo di mangiare le persone per recuperare l'energia. La macchina mi è esplosa sotto alle chiappe. Ho già consumato un sacco di energia. Proviamo a non badare ai poliziotti e a correre per fare più danno possibile, in modo di arrivare all'obiettivo dei 3.500 dollari di danno, perché forse non siamo ancora in grado di sconfiggere i poliziotti. Facciamoci un attimo strada. Ma porca vacca, guarda dove sono le cose che esplodono. Camminiamo all'indietro. Però il camioncino voglio prenderlo, dai. Adesso quello m'ammazza. Ragazzi, è difficilissimo sto gioco. Try again. Dovrebbe capire un attimo bene i comandi, tipo l'autocamminamento, se si può recuperare l'energia ammazzando i... Che usarlo così è veramente un casino. Questo poi di titano è più difficile, c'ha dei passi più piccoli.
sta arrivando la polizia. Ecco, queste cose non bisogna farle, ci si fa male. Comodo poter prendere, sto già morendo. Dun 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 dun. È difficile, c'è da capire bene come sono i comandi, però sembra un gioco carino e divertente. Bisognerebbe studiarci ancora un po', vi lascio quindi a voi, in caso, l'onere di farlo, se cercherete di acquistarlo. Questo gioco è... vediamo se lo trovo, forse non così, infatti... eccolo qua, 8 euro di gioco, quindi non è costoso. Vediamo magari il trailer, in modo che vediamo come lo usa chi è capace di usarlo. Sono meglio di me, logicamente. Insomma. Ok, si è inchiodato. Vabbè, dai, abbiamo visto com'è tanto. Quindi non vi resta che provare a comprarlo e a smanettarci un po'. Non è disponibile in italiano, vabbè, come tanti giochi su Steam. Recensioni per lo più positiva. Vabbè, l'abbiamo visto. Mi sa che prendendoci mano ci si diverte a sto gioco, eh. Bene, dai. Per stavolta è tutto. Se imparate a usare i titani meglio di me, mandate, lasciate qualche commento, dai. Ciao a tutti!